Allora, buonasera a tutti. Il trequartista non sarà mai un giocatore completo. Questa sera siamo qua per fare un bel trattato di tattica, no? Dobbiamo spiegare per quale motivo proprio tatticamente non sarà mai un giocatore completo, quindi siamo qui per presentare soprattutto un saggio, di tattica calcistica. Ovviamente stiamo scherzando, questa è anche una sorta di presentazione un po' atipica sul filo dell'ironia, così come si gioca tutto su questo terreno. Il volume che questa sera vi vogliamo presentare e che è una sorta anche di pretesto per questa nostra chiacchierata insieme in compagnia, perché se siete qui, siete qui perché intanto perché magari conoscete quel vecchio pirata di Sandro Piovani che è qui alla mia sinistra. Qualcuno magari anche incuriosito di conoscere Gian Vittorio Randaccio che è qui alla mia destra, qualcun altro magari dice andiamo a vedere cosa combina il vecchio Maio se è ancora al mondo. E quindi insomma alla fine ci siamo ritrovati per questo nostro pretesto per parlare di calcio e per presentare questo volume che al di là di quello che ci sarà scritto sopra, che ovviamente lo potrete apprezzare acquistandolo, così sono contenti anche i cassieri che trovate alle vostre spalle. E al di là della qualità della scrittura e dei contenuti veramente molto divertenti, direi che ci strappano qualcosa di più di un sorriso, ma non la grassa risata. Come vedete è molto particolare, poi quando l'avrete tra le mani direttamente potrete apprezzare non solo la carta Fabriano, ma vedrete che questa carta Fabriano era proprio come nei libri di una volta. Praticamente avete l'occasione di inaugurarlo voi direttamente. Se siete provvisti di un tagliacarte, potete usare un bancomat, va bene lo stesso, poi viene un po' sgualcito. Io l'ho utilizzato in questo modo, però più il libro è vissuto, più il libro è di valore, diciamo così. Quindi carta Fabriano particolare come quelle di una volta, la copertina super carta Fabriano, adesso c'è anche un termine tecnico che non me lo ricordo, tu te lo ricordi? No, magari c'è No. scritto in C'è fondo. scritto? Secondo me no, però. Poi c'è anche da dire, la casa editrice si chiama Italo Svevo ed è stata, tra virgolette, salvata recentemente, insomma un nome importante, e sta producendo, insomma, questa collana che si chiama Piccola Biblioteca di Letteratura Inutile. Ma secondo me proprio inutile, inutile non lo è, altrimenti cosa ci stiamo qua a fare? Però c'è anche da dire che tu non sei uno scrittore completo. No, assolutamente. No. Come viene detto nella biografia, io non sono affatto completo, questo è il mio esordio letterario. Intanto la carta della copertina, che c'è il dato in Ah, fondo, certo. cioè, perché invece i dati in fondo al libro sono molto completi. Carta Fabriano, Fabri Alla fine non c'era nulla. abbrizzato, mentre invece le pagine sono Fabriano Palatina. Vediamo. Hai visto? Sì, Peccato. io sono uno scrittore incompleto e oserei dire anche quasi postumo, perché, come ti dicevo prima, questo libro esce adesso, ma in realtà è stato scritto e preparato un po' di anni fa. Poi, per così tempi editoriali, ha trovato un editore solo adesso, almeno 6 o 7 anni, questo libro. E quindi diciamo che in previsione dell'uscita è stato rivisto, riscritto, tagliato, in modo che risultasse poi agile e veloce come un trequartista incompleto, ecco. Che poi i trequartisti siano così veloci, poi Beh, dipende, però tutto, sì. se sono completi, magari sì, se sono completi può darsi di no. Senti, già che ci siamo partiti dal fondo, andiamo subito con un ringraziamento. Marco Rossari fa parte anche lui della piccola biblioteca di letteratura inutile e ti ha servito l'assist, è stato un trequartista completo lui. È stato fondamentale, Marco Rossari, perché la storia di questo libro dice che io ho conosciuto Rossari grazie al vecchio titolo del libro, che all'epoca non si chiamava così. Allora. No, si chiamava Tutto a posto Rossari.
perché vabbè, insomma, c'è tutta una vicenda biografica, no, questo è molto meglio sicuramente, questo titolo. E io giocavo a calcio con suo cugino e ci gioco ancora, e quindi tramite lui e tramite altri amici sono riuscito a far avere a Marco Rossari, che all'epoca era uno scrittore e traduttore di Belle Speranze, questo PDF. A lui era piaciuto molto e si era impegnato per trovargli un editore, però 6-7 anni fa non si era trovato nessuno. Nel frattempo passano gli anni, Marco Rossari diventa un apprezzato traduttore e un apprezzato scrittore, tanto che è entrato nella dozzina degli Strega quest'anno. Io vado alla presentazione del suo libro e lui il giorno dopo mi chiama e mi dice: ma senti, quel progetto sul calcio ce l'hai ancora da qualche parte? E io ce l'avevo, e potrebbe interessare, mi dice, a un editore con cui ho pubblicato questo dizionario delle malattie letterarie, che è molto carino. Detto fatto, io il giorno dopo spedisco il libro a Giovanni Nucci, che è l'editor della collana, lo trova di suo gusto, e così cominciamo a lavorare sul trequartista. Questo succedeva a dicembre, il libro è uscito a giugno, quindi diciamo che come tempi editoriali siamo andati anche abbastanza in fretta tra l'ideazione del libro e poi l'uscita in libreria. Poi arrivo, Sandro. È un curiosito, perché un carpentiere, no? Tu fai il carpentiere, mi sembra di aver capito leggendo la tua biografia. Cioè, un carpentiere, esatto, come fa a diventare uno scrittore, peraltro incompleto? Quale sei? È l'allenamento, cosa vuoi? Basta allenarsi e tutti possono fare. Esistono scuole di scrittura, esistono scuole di cucina, basta impegnarsi un po'. Certo, il carpentiere fa più fatica, perché dopo una giornata di lavoro mettersi a scrivere è dura, però insomma si riesce. Poi la storia del carpentiere, se leggete il libro magari la capite, magari ricordatevelo, è questo dettaglio. Sandro, ma è completo o incompleto questo trequartista che abbiamo qua alla nostra destra? Ma per me è più che completo, perché ho ritrovato tutte, sotto forma tra l'altro molto raffinata, tutte le banalità che dicevo quando facevo il radiocronista, quando si parlava di calcio e quando si parlava di giocatori di Serie A e quando si parlava di pallone, no? E quindi tutti i luoghi comuni, e poi, come si può dire, come quei cappotti che si usavano una volta, che si giravano per farli durare di più. E quindi per me la vera ironia è questa: voltare la realtà, quello che tutti nella banalità dicono quotidianamente, purtroppo ancora oggi. Io spero in 30 anni di essere appena migliorato, ma ricordo che agli inizi queste cose le dicevo, e purtroppo ancora oggi c'è qualcuno che le dice. E invece qua trovo proprio l'ironia del prendersi in giro di un mondo che pensa di essere serissimo come il calcio, che serissimo non è. E quindi per me lui è un autore completo, perché, come dicevi giustamente, riesce a strappare quei sorrisi che non sono mai le risate da barzelletta porno raccontata in riva al mare o in qualsiasi altro posto. Invece sono proprio cose sulle quali bisogna pensarci anche due volte. E quando una cosa ti stimola in questo senso, vuol dire che è ben fatta. Dunque, il calcio ha molteplici accezioni. Sandro ha ricordato i nostri antichi tempi, quando facevamo i radiocronisti, sia pure su sponde opposte. Non abbiamo mai lavorato insieme nella stessa radio. Abbiamo fatto insieme un po' di televisione, per bontà tua, quando mi avevi invitato. C'è un capitolo, credo sia proprio quello iniziale, dove così anche il nostro mondo viene un po' messo alla berlina, consentimelo, però hai ragione. Cioè, c'è chi magari abusa di quelle parole con la scia, come le ha chiamate il nostro randaccio, parole con la scia che vengono magari ripetute, diciamo, sovente. Ecco, una di queste potrebbe essere, che ne so, Brevilineo. Tu che fai anche la rubrica Gusto, ti è mai capitato di presentare un vino Brevilineo?
C'era un vino dedicato a un numero 10 una volta, adesso non so se c'è ancora, spero di no. C'è da dire che anche la cucina è ricca di frasi banali e che si accumulano e si ripetono: il boccone, la friabilità, il gusto, la sensazione. E sono tutte quelle parole che bisognerebbe evitare, innanzitutto dire se una cosa piace o non piace, un po' come questo libro piace, vedrete che quando lo leggerete nel tempo, vi togliete il tempo di una pennichella o poco più e voi leggete questo libro e vi piace, magari non sapete neanche dire bene perché, è lo stesso modo di un buon piatto, no? Dove c'è una, non so come dire, quei tre gusti che vi ricordano l'infanzia o quelle cose. A me questo libro ha ricordato tantissimo quando scavallavo da tifoso a pseudo giornalista, come sono adesso peraltro, sono ancora uno pseudo giornalista, e più tifoso che giornalista, ma sono soprattutto uno che mangia, che mangiava adesso un po' meno per motivi di età. E quindi la cucina, lo sport, sono tutti quegli ambiti dove il sentimento, a mio avviso, deve avere il predominio. È un po' come il gusto dolce del prosciutto, a prescindere. Un po' come i gusti che si portano dalla cucina alla memoria e viceversa. C'è una scena di Ratatouille dove il critico mangia questa ratatouille e viene proiettato come se fosse un missile alla sua infanzia, alla mamma che gli faceva da mangiare. Ecco, per me il libro, il calcio, un colpo, un gesto tecnico, una situazione, devono ricordare o perlomeno rischiare di ricordare questa situazione. E questo libro lo fa anche un palleggio ben fatto. Stasera doveva esserci Fausto che per motivi personali mi sembra purtroppo importante non ci sia. Io ricordo la nostra amicizia nata quando il Parma era ancora in Serie B nel 89 e Fausto abitava nel mio stesso paese in provincia, perché allora c'era un po' più libertà nei giocatori, non è che dovessero abitare così, e ricordo che quando passò al Napoli mi regalò la maglia numero 10. La maglia numero 10, parlando di trequartisti, era stata sino a giugno di Maradona, quella maglia numero 10, c'era scritto Buitoni qua, era proprio uguale uguale, e si inaugurava in quel 94, 95, 96, adesso non ricordo bene, il nome sulla maglia, e c'era scritto Pizzi numero 10. Allora io gli dissi: scusa Fausto, puoi togliere il cognome per avere la numero 10 e spacciarla per quella di Maradona. Ecco perché anche noi siamo incompleti nell'amicizia, in tutto. Uno scherzo, una battuta, un colpo da maestro, sono le cose che ti fanno innamorare di un libro, del calcio, di una partita. Io non so, qua vedo dei tifosi storici, mi rendo conto che adesso, invecchiando, più dei risultati, più della vittoria di Wembley, più di tante cose, mi ricordo un colpo, non so, il colpo di stinco di Cardone a Bologna, mi ricordo il gol, mi ero preparato il gol di Fausto a Napoli, che era l'ultimo minuto di un Napoli-Parma e lui giocava ancora nel Parma, e mi ricordo dei colpi, delle cose, delle piccolezze che diventano però fondamentali. Questo libro scherza su queste cose e quindi quando c'è un po' di autoironia si è già avanti un bel po', secondo me. Oh, io sono presentato incompleto perché effettivamente vi dovevo giustificazioni, notizie per l'assenza di Fausto Pizzi, perché lo so perfettamente che eravate venuti tutti anche per lui, appunto i problemi per cui non può essere qui sono, diciamo così, abbastanza seri, della natura familiare, diciamo così, e quindi mi era piaciuto perché aveva raccolto con grandissimo entusiasmo e voglia di essere qua con noi, perché poi un trequartista più o meno completo ha sempre un grande orgoglio, o per il numero 10 o per tutto quello che riguarda quella questo è un giornalista completo, perché naturalmente
sta dando notizie, come si suol dire, anche in questo momento. Quello fanno anche quando vanno da lui in televisione, no? Tengono il telefono aperto, poi si inventano, no, ma sono collegato con la redazione. Vabbè, stavamo ricordando appunto Fausto che questa sera appunto avrebbe voluto davvero essere qua con noi e gli è dispiaciuto non esserci, ma vedremo di recuperare se ci sarà magari, chissà, qualche altra occasione. E a questo punto vorrei parlare di un... Sì, potevo sfruttare l'assist e parlare di Maradona, perché si parla di Maradona su questo libro ed è forse l'unico accenno al calcio, tra virgolette, dei grandi. Sempre ammesso che esista un calcio dei grandi, perché forse è grande il calcio dei piccoli, per certi versi. In questa collezione di, diciamo così, di piccole storie del calcio ci sono tanti aforismi. Tra questi aforismi ce n'è anche uno che dice: la lettura è la scuola di scrittura più importante. Vabbè, questo non è scritto qua su questo libro, però abbiamo trovato questo tuo aforismo e quindi insomma ci sta, perché da scrittore non del tutto completo ancora, ci stiamo avvicinando pian pianino, è importante sapere di questa scuola, perché in tanti si vogliono avvicinare magari al mondo della scrittura. Accennavamo prima con Sandro i nostri comuni trascorsi radiofonici di qualche tempo fa. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Sandro Ciotti. Tra l'altro Sandro Ciotti aveva commentato l'ultima partita sua, era stato un Cagliari-Parma, con Gianni Barone, che è entrato qualche istante fa qua dentro assieme alla moglie, li avevamo aspettati apposta, e dicevamo, avevamo avuto proprio l'occasione di conoscere Sandro Ciotti, di scambiare due chiacchiere con lui all'aeroporto di Cagliari prima della partenza del nostro volo, e lui stesso alla nostra domanda cosa dobbiamo fare insomma per migliorarci come radiocronisti ci aveva risposto: leggere, con quella voce della famiglia. Mi fai un assist bellissimo, perché io, prima che scrittore incompleto, sono lettore incompleto e sono un forte lettore, un grande lettore, e sono completamente d'accordo. Cioè, chi scrive non può prescindere dal leggere, anzi, più legge e meglio scrive. Anche le cose, come dire, che non andrebbero lette, tutto insegna nel momento in cui poi ti metti davanti, ormai non più al foglio bianco ma allo schermo del computer, e cominci a scrivere. E tra l'altro nella mia attività di lettore sono anche molto più completo di quanto non scrivo, perché questo libro ha la particolarità, tra le tante, di non essere un romanzo. Si sa che in Italia i racconti e men che meno gli aforismi hanno un mercato, e questo in realtà poi non c'è un vero motivo, no? Perché comunque un racconto ben fatto mi sembra che non abbia nulla da invidiare a un romanzo ben fatto, però è così. Quando comincio a scrivere, la forma breve per ora è quella che mi risulta più familiare, mentre invece da lettore posso sbizzarrirmi, posso leggermi romanzi da 800, 1000 pagine. Quindi da lettore sono addirittura più completo che da scrittore, e sono anche un po' scettico rispetto alle scuole di scrittura di cui prima parlavamo così scherzosamente, proprio perché penso che forse è più importante che ti venga insegnato a leggere più che ti venga insegnato a scrivere, no? Trovare nei libri dei grandi quello che poi ti serve per costruire il tuo bagaglio per scrivere i tuoi piccoli libri, insomma. Sei contrario alle scuole di scrittura, però se ci fosse un corso di ispirazione... Ah, cavolo. Infatti è quello il problema, perché in realtà quando uno è ispirato, mi viene da dire, forse non ha neanche bisogno di... come dire, di... No, beh, certo, gli strumenti ci vogliono, però l'ispirazione è quello da cui nasce tutto. E io ricordo che nel momento in cui così mi venivano tutti questi aforismi, queste idee per scrivere racconti, io mi sentivo veramente quasi in un momento quello che può avere un trequartista quando riesce a dribblare o a fare assist magici, no? Mi sentivo in quella condizione lì. E senza quella non viene fuori niente, insomma. Poi c'è la maniera, no? C'è il mestiere che
sicuramente è importante, ma che se non è sorretto dall'ispirazione poi non porta a niente. Vorresti proporci qualche tua rabona, già che ci sei? Ah, guarda, ce l'ho. Ce l'hai già preparata? Dopodiché sono le scelte giuste. No, però siccome si è parlato di cucina, di termini che vengono usati anche in cucina, c'è un racconto che spero non sia troppo lungo, ma non dovrebbe esserlo, in cui, così scherzosamente, io parlo del motivo per cui non sono diventato un calciatore di Serie A. È tutta colpa mia madre, ovviamente. Si chiama L'alimentazione di un calciatore. E fa così. Gran parte dei medici sportivi consiglia agli atleti di non mangiare prima degli allenamenti, in modo che la digestione non disturbi il fisico in un momento di grande sforzo. Meglio mangiare dopo, dicono i medici sportivi. Se proprio volete mangiare qualcosa, sottolinea qualcuno, se messo alle strette, fatevi una pasta in bianco o mangiatevi una bistecchina o al massimo un po' di frutta. Insomma, non esagerate, che se poi vi si ripropone lo stufato d'asino mentre siete impegnati in una fuga sulla fascia, noi non vi veniamo a soccorrere nemmeno se ci pagate. I calciatori giovani, però, e anche quelli che giocano in squadre squattrinate e senza cuoco sociale, vivono momenti di grande tensione prima degli allenamenti e delle partite, perché una buona parte delle mamme che si preoccupa della loro alimentazione ha un concetto molto personale della dieta di uno sportivo e costringe i figli a dei veri tour de force gastronomici che metterebbero in difficoltà anche un lottatore di sumo. Così ecco che prima dell'allenamento il giovane calciatore è seduto a tavola e gli arriva una bella pasta ai fagioli, con la pancetta, il pomodorino e mezzo litro di olio crudo a galleggiare in superficie. È buonissima, certo, ma questo ragazzo un'ora dopo sarà in campo a correre. Cosa vuoi che sia? Dice però la madre, un po' risentita. Lo sai che la mia pasta ai fagioli è leggerissima, la digerirai in un attimo. Ringrazia il cielo che non ci ho messo dentro anche il lardo. Piuttosto muoviti che si fredda. A volte, come se niente fosse, dopo la pasta e fagioli arriva un bel peperone ripieno, appena bruciacchiato, con la carne, il parmigiano reggiano, i capperi e chissà quanti altri ingredienti sapientemente nascosti. Il giovane calciatore pensa agli scatti che dovrà fare, alle flessioni e agli addominali, e magari protesta un po'. Ma la mamma, ferma e decisa, gli dice di non preoccuparsi, che la carne è magrissima e che i medici sportivi non lo sanno mica quanto è leggera la sua cucina. Certe volte, poi, alla fine arriva anche il tiramisù. Una bella fetta alta, piena di crema, con tanto di quel mascarpone che potresti segnarci le righe del campo. Il giovane calciatore se lo mangia, tanto sa che non ha alternative, anche se pensa che durante la partitella magari si sentirà un po' pesante. In questo modo certi giovani calciatori, che potenzialmente sono dei campioni, finiscono nel giro di breve tempo per ingrassare come dei maiali. E in campo, al posto di correre, rotolano, respirando in modo così affannoso che sembrano avere attacchi d'asma. In genere succede che dopo qualche tempo questi calciatori si ritirano dal calcio giocato e finiscono per diventare dei grandi campioni di subbuteo o di fantacalcio. Sono contenti, per carità, però ogni tanto pensano che magari se le loro madri si fossero fatte di più i fatti loro, magari adesso giocherebbero in Serie A. Bene, potete fare un applauso se volete. Io non avevo colto questo aspetto autobiografico, quando avevo letto... Beh, si fa un po' fatica, però... Chi mi conosce e conosce mia madre soprattutto sa che è così. Bene, poi magari ci faremo invitare Sandro, noi potremmo anche apprezzare anche prima della partita, anche se tu ultimamente so che hai cambiato dieta da quando frequenti Paolo Grossi, che è leggermente più attento ai dettami. Senti, ma quanto è importante, Sandro, il discorso dell'alimentazione nel calcio? Abbiamo visto che si sono avvicinati tanti nutrizionisti, ognuno magari con un'idea diversa dall'altra. Ma sì, ma adesso giustamente, credo anche per dimostrare la professionalità degli ambienti, a qualsiasi livello si guarda un po' a tutto, dalle unghie incarnite all'alimentazione, giustamente. Quindi diventa un passaggio importante. Pensiamo anche agli uffici stampa che credono che il Parma sia in Champions League, piuttosto, non sto parlando di quelli di oggi, quelli dell'anno scorso. Quelli presenti, passati, per dire, c'eravamo davvero. Quindi, no, io ricordo per esempio quando ho iniziato a fare giornalista, ci piazzavamo davanti al Tardini, come tu ben sai, e fermavamo, che ne so, Buffon piuttosto che Thuram, piuttosto... che Grun nei primi anni, Brolin, hai voglia di fare un'intervista, si faceva. Adesso
in questa serietà di cui abbiamo parlato, da chi fa l'alimentazione a chi cura le unghie fino a chi depila le gambe dei giocatori, c'è anche le richieste in carta bollata per le interviste, eccetera, eccetera. Senza capire che poi il giornalista non è altro che un ponte tra la squadra e chi intervista. Ho detto questo perché prima ho letto due frasi che sono verissime in questa, parlando di quello che dicevo prima nell'ironia sottile dei luoghi comuni ribaltati. Io ricordo in quegli anni lì, conoscendo questi grandi campioni, tutti, anche i miei amici, quelli che mi conoscono bene, dicevano ma com'è, che ne so, Buffon, com'è Grun, com'è questo, com'è quell'altro. E io gli dicevo, ma sono persone, credo, normali, sono gente come noi, che ha gli stessi problemi. Allora vi leggo due frasi velocissime, due aforismi che ha scritto il nostro autore. Quasi tutti i calciatori non sono capaci di installare una stampante. E questa è una, esattamente come me, mi viene da pensare. Quando i calciatori guardano attraverso i vetri smerigliati, non vedono niente, come le persone normali. Ecco che il calciatore considerato persona normale è più notizia del numero 10 che fa il lancio. E c'era stato un progetto, adesso vi dico velocemente, non voglio togliere spazio. C'era stato un progetto nel 2002, quando c'era Prandelli allenatore, che si chiamava il calciatore cittadino, ovvero i calciatori del Parma, e qui è una cosa seria, facevano, tra virgolette, i cittadini di Parma. E la squadra, tra l'altro, in un momento di grande difficoltà, perché si entrò nel crack Parmalat, eccetera, eccetera, e con tutte le conseguenze che voi sapete, fu non amata, di più, fu non sostenuta, di più, compresa. Addirittura in questa situazione di grave difficoltà, il Parma arrivò due volte quinto e, per dirla in modo chiaro, soltanto un errore di Frey a Milano in un Inter Parma, fece gol Adriano, ritornato all'Inter per motivi economici, ci tolse la Champions League, che era tutto il contrario di quando ce la tolse la Juventus nel 2000, ma questo è un altro discorso. E quindi ecco che la normalità era diventata un evento, cioè che i calciatori potessero fare la spesa al supermercato, potessero pagarsi le bollette, potessero attaccarsi alle stampanti, è diventata una cosa che dall'eccezionalità è diventata una cosa, tra virgolette, fraterna. E io in questo libro ho proprio riprovato quelle emozioni che avevo provato allora. E quando qualcosa ti rievoca, è un po' come la cucina, giusto per chiudere il discorso, allora vuol dire che hai mangiato un buon piatto, oppure hai letto un buon libro. Grazie Sandro, volevo chiederti anche un'altra cosa, se puoi ricordare al nostro auditorio chi era un certo incatasciato. Il catasciato era un palleggiatore folle, no, folle forse no, era uno che pensava che palleggiando davanti a Collecchio si potesse essere tesserati per il Parma, e questa è stata una cosa che abbiamo portato anche noi giornalisti, forse un po' scioccamente, anche perché ci sono dei giorni in cui non sai cosa scrivere, e il catasciato divenne protagonista di qualche articolo, di qualche servizio televisivo, anche nazionale, e lui si perse davanti a Collecchio, poi era, credo, campano, se non ricordo male, siciliano, quando arrivò la nebbia non si trovò più a suo agio e tornò a casa. Ah, scusa. E, tra l'altro, accolto da Collecchio, perché i gestori del centro sportivo gli facevano fare la doccia, gli davano un po' da mangiare, gli facevano usare il bagno, cioè non è che fosse respinto in malo modo, anzi, però la nebbia fu fatale. Grazie Sandro, voi vi chiederete cosa c'entra incatasciato a questo punto. Incatasciato, oltre che finire sui giornali, è finito anche su questo libro, non con il nome e cognome, che magari non te lo ricordavi, non lo sapevi,
Però quella storia ti è rimasta impresso grazie a Sandro e a tutti i suoi colleghi, i miei colleghi pure. Eh sì, perché è come dire, è una storia che mette insieme in maniera così un po' paradossale il calcio vero, quello dei professionisti, e il calcio invece altrettanto vero, ma così meno celebrato, dei dilettanti. E tanto che effettivamente non mi ricordavo il nome, ho sbagliato regione di provenienza, però a anni di distanza mi è tornato in mente in un altro racconto autobiografico in cui io mi immagino di essere incatasciato, anche se in realtà faccio dei palleggi sul marciapiede sotto casa. E quanti incatasciato ci possono essere stati? Però a Parma, insomma, c'è la buca, arrivano tutti da noi personaggi un po' particolari, però alla fine è anche divertente. Noi poi i parmigiani siamo un po', come dire, sciovinisti, ci piace, insomma, parlarci addosso, noi di Parma, quando siamo citati, ci fa piacere. Qui, ad esempio, di Parma si parla ancora anche in un altro punto del nostro libro. Mario Pivelli, Parma 1958, è stato un discreto centrocampista centrale, arrivato al massimo alla Serie B nel 1979. La sua fama però, soprattutto nella zona di Parma e dintorni, è dovuta al fatto che al Festival del Prosciutto di Langhirano nel 1984, che forse ancora non era stato inventato, è riuscito a fare 4 palleggi con un crudo di San Daniele del peso di 18 kg. Vabbè, spiegacelo. Ma insomma, diciamo che per questo allora, il libro alterna racconti e aforismi. Questo è l'unico capitolo, chiamiamolo, in cui non ci sono né racconti né aforismi, ma brevi biografie inventate, come insomma è facile intuire. E, soprattutto per questo non posso non pensare all'ispirazione che in quel periodo ha avuto per me Gene Gnocchi, che adesso non mi ricordo se proprio in quel periodo o qualche anno prima era uscito con un libro che secondo me era bellissimo, che si chiamava Il mondo senza un filo di grasso, che era una raccolta di aforismi, pensieri in ordine enciclopedico dalla A alla Z, completamente pieno di questi come dire, episodi surreali che cercavano di spiegare l'inspiegabile. E quindi questa particolare biografia, così come altre, risentono molto di quel, come dire, di quell'ispirazione, sì. Quindi insomma, un po' Gene Gnocchi ha fatto scuola, diciamo così, ha influito un po'. E quale Gene Gnocchi soprattutto? Quello del rompipallone o qualcun altro? No, in realtà è il Gene Gnocchi del mondo senza un filo di grasso. Proprio quello. Io lo apprezzo anche nei brevi romanzi che ha scritto, lo trovo comunque un personaggio che va al di là della comicità televisiva, che ha uno spessore diverso, però è quel Gene Gnocchi lì. Il rompipallone lo seguo, ha delle trovate esilaranti e divertenti, però secondo me in quel libro lì, ecco, magari il rompipallone ti provoca più la risata grassa, no? Mentre invece nel mondo senza un filo di grasso c'è quell'ironia, quel gusto per il surreale che mi piace di più, ecco. E se posso, visto che parlo di Gene Gnocchi, mi piacerebbe anche citare invece per quello che riguarda i racconti, è come se ci fosse, no, una bipartizione, l'influenza che ha avuto invece Ermanno Cavazzoni, che ho avuto anche poi il piacere di conoscere. Secondo me la scrittura dei racconti, di queste brevi prose, sono molto influenzate da lui e da tutta quella come dire, corrente che forse si è chiamata per un po' di tempo dei lunatici, no? Di tutti questi scrittori emiliani che scrivevano, raccontavano dei romanzi, dei racconti che erano perfetti da leggere a voce alta, e quindi avevano tutta e hanno tuttora tutto come dire, uno studio particolare nella stesura per risultare semplici, lineari, fluidi, e, in modo da poter essere letti ad alta voce.
tu hai questa rinomata attività, diciamo così, di lettore, e di qui prende via la tua attività di scrittore, alle volte anche un po' nascosto, anche se non lo confessi mai, perché insomma, appunto preferisci dire che fai il carpentiere. Torno, la lingua batte dove il dente duole. E d'altronde c'era Cavazzoni che raccontava la storia di uno scrittore che si chiamava Maurizio Salabelle, in cui io mi ritrovo molto, perché Cavazzoni raccontava che quando Salabelle ha pubblicato il primo libro era sia molto contento di questa cosa, ma anche molto timido, molto modesto, probabilmente perché si sentiva incompleto, tanto che quando passava davanti alla libreria e vedeva il suo libro in vetrina, passava veloce senza nemmeno guardare, cioè dava giusto uno sguardo in modo da non venire riconosciuto. Io mi vedo un po' così, insomma, in quella veste lì. Sandro, ci sono tante micro storie, chiamiamole così, di un calcio tra virgolette più bello rispetto a quello dei riflettori. Abbiamo detto prima che c'è un riferimento a Maradona con, diciamo così, un muratore che crede di essere Maradona, e peccato che fin quando crede di essere Maradona non gioca bene, quando invece torna a essere se stesso, alla fine dà il valore aggiunto alla sua squadra, come faceva prima di medesimarsi nel numero 10. Poi, tra le varie storie che ci racconta, c'è anche quella del giocatore, magari anche un po' anziano, che gira tante squadre e che segna dappertutto, che magari si cambia soltanto la maglietta e fa 4-5 partite in una volta. Storie di provincia. Sì, storie che fanno parte soprattutto di chi ha seguito i dilettanti. Noi abbiamo avuto la sfortuna di entrare anche nei dilettanti, quindi abbiamo dovuto un po' seguire. E quando vedevo il curriculum di chi veniva a giocare nel Parma in Serie D, vedevo 10-15 squadre, tutte di Serie D o al massimo di Serie C e Serie D, e mi sembrava proprio di rileggere questa cosa, di chi c'è un lungo elenco di città in questo racconto, presumo che tu dica, che tu alluda a questo. Ed è così il calciatore che spesso viene scambiato, come dire, non tanto con del buonismo in giramondo, qualcuno può dire anche mercenario, invece semplicemente uno che fa una professione. Anche questo noi ce lo dimentichiamo, che i calciatori fanno una professione che è quella di giocare a calcio. Qui abbiamo un giocatore che ha giocato tra i professionisti, abbiamo gente che sa di cosa sto parlando, che ha girato l'Italia in lungo e in largo proprio per merito o per colpa del calcio. E in fondo anche noi che facciamo i giornalisti, col Parma siamo andati a Wembley, ma siamo andati anche a vedere la Fortis Juventus, non mi ricordo neanche il paese, mi ricordo il nome della squadra, comunque era in Toscana, adesso magari ci penso, l'età non mi aiuta, però insomma siamo andati, che ne so, in tanti paesoni, sempre col computer sulle ginocchia a scrivere. In fondo anche noi come mercenari della notizia, è vero che indossavamo sempre la stessa maglia, però il calcio è anche questo. E devo dire che nella disgrazia infinita di un fallimento abbiamo conosciuto anche questo aspetto, che secondo me di buono, e qui c'era Gabriele che era addetto stampa di quel Parma, è ancora detto stampa, ma di un'altra sezione del Parma, era detto stampa di quel Parma, lo può dire. Io ricordo una cosa, quando siamo andati in questo paese della Toscana, che porcaccia miseria, Borgo San Lorenzo, grazie. Bravo. Bravo. Sei arrivato ultimo, ma vedi che serve sempre. A Borgo San Lorenzo, il presidente, io avevo due copie della Gazzetta che, vi dico la verità, mi servivano per sapere la formazione di questo Borgo San Lorenzo, perché naturalmente erano tutti più che sconosciuti, perché è comoda quando si gioca contro il Milan, l'Inter, ma anche contro l'Entella, che siamo in Serie B, che ne parlano tutti. Quando giochi contro Fortis Juventus, Borgo San Lorenzo, ti sfido a citarmi un giocatore che sia in squadra. E il presidente venne lì e mi chiese una copia della Gazzetta di Parma,
per ricordo, perché c'era mezza pagina dedicata tutto al Borgo San Lorenzo, alla città, al paesone, bel paese, accogliente. E io ricordo questa cosa con, come si può dire, vi garantisco assolutamente non da snob, non cosa snob, anzi mi fece piacere, perché vuol dire che la nostra attenzione di giornalista dedicata a un paese piccolo era stata riconosciuta almeno dal presidente, e il fatto che mi chiese una copia, ma mi fece un piacere più di tante altre cose della mia professione. In effetti, insomma, speriamo di tornare presto in Serie A, però questo piccolo bagno in quello che era il calcio di una volta ci ha fatto bene generalmente un po' a tutti. Qualcuno forse non ha sempre imparato la lezione nel migliore dei modi, perché questo succede, però chi ci vuole che fa. E, sempre Gianni Barone, che ci ha giustamente ricordato la località, agli inizi della carriera, quando facevo tutt'altro che il cronista sportivo, e forse avrei dovuto continuare, viste le mie qualità a riguardo, mi diceva sempre che il insomma, trequartista è un mezzo giocatore. Qua più o meno diciamo che il giocatore non è completo, non abbiamo detto la percentuale di incompletezza, ma perché si tira sempre in ballo il trequartista? Perché è un mezzo giocatore? Tra l'altro me l'ha detto anche un altro collega che ho invitato a venire qua, piuttosto anziano, di Brescia, e anche lui mi ha risposto che praticamente, insomma, il trequartista è un mezzo giocatore. Ma perché? Perché è già insito nel nome. Il trequartista, se fosse completo, sarebbe un quattroquartista, e invece è solo un trequartista. In realtà poi bisognerebbe discutere se questa cosa dell'incompletezza è così essenziale oppure no, perché in realtà forse, non so, i più grandi giocatori della storia del calcio non erano e non sono giocatori completi, no? Se pensiamo a Maradona, il destro lo usava solo per camminare, di testa non sapeva giocare, non difendeva, eppure era Maradona. Quindi questa cosa dell'essere o meno giocatori completi, io la uso sicuramente come gioco, e in realtà sì, esatto, non direi che non è essenziale essere, anzi i giocatori completi, quelli che magari sanno fare tutto, no, che poi risulta che non se li ricorda nessuno, perché vengono messi in tutti i ruoli del campo, fanno un po' da tappabuchi, quindi forse è meglio essere incompleto che in realtà saper fare tutto. E deve sapere comunque applicare queste diagonali isometriche che sono fondamentali, no, al giorno d'oggi, per riuscire a vincere. Tra l'altro adesso lo suggeriremo anche. Ma no, in realtà no, però esistono, e sarei curioso di vedere la loro applicazione pratica e non solo sulla pagina del mio libro. Potremmo quasi arrivare alla conclusione, anche se chiedo a Sandro di trovare così alcuni, io me ne ero scelti anch'io alcuni, però sono curioso di sentire quelli che sceglie Sandro. Io volevo però passare a quella che è la parte conclusiva, no, del libro, perché qua nella quarta di copertina ci si dice che in questo libro non si è riscontrata traccia alcuna di cadaveri, di assassini, di commissari, detective, eccetera eccetera. Poi in realtà invece nell'ultimo capitolo, insomma, si consuma, diciamo così, una tragedia. Non la svegliamo, perché altrimenti, insomma, abbiamo un po' raccontato tutto il libro, poi alla fine uno dice ok, grazie, arrivederci, va via senza portarsela a casa, e sarebbe veramente l'errore più grosso da commettere. Quindi non diremo che è in copertina, no. La fine di quel racconto è messa in copertina proprio perché suggerisce proprio questa cosa qua. No, allora, la quarta di copertina, in realtà all'inizio non era una quarta, io l'avevo messa come una specie di introduzione al libro, ed è anche questo un gioco, un gioco così letterario-editoriale, nel senso che forse anche qui, adesso non so, dovrei farmi un bel giro per vedere, però c'è stato un periodo che penso che duri ancora tuttora, in cui e poi basta vedere i dati di vendita, insomma, se non c'è un cadavere, se non c'è un commissario, se non c'è un ispettore, sembra quasi che non ci sia un libro, e quindi questa è un po' così una rivendicazione
di originalità nei confronti del, così, di quello che impera un po' adesso nell'editoria. È semplicemente, era un gioco, come d'altronde un po' tutto il libro nasce per gioco e finisce giocando. Grazie Sandro, allora una bella selezione doc. Ma io ripeto, di questo libro mi hanno colpito queste parole intorno ai luoghi comuni, e uno dei luoghi comuni più utilizzati, più frequentati, è che i calciatori siano tutti ignoranti, che per un certo periodo forse può anche essere stato per tanti motivi, che certamente abbiano una vita strana, perché adesso escono di casa a 12, 13 anni, 14, e poi magari stanno via sempre, e quindi bisogna anche pensare a questi aspetti. Pensiamo alla nostra vita, pensiamo se io 40 anni fa fossi uscito di casa, non so, da figlio unico, iperviziato, quale sono. Comunque, quando un calciatore si laurea, tutti gli altri cominciano a guardarlo con sospetto e circospezione. Ed è vero, anche noi giornalisti, quando noi abbiamo due o tre avvocati che giocano in Serie A, e tutti, ma nessuno li chiama avvocati, dottore. No, perché se io incontro l'avvocato, chiamiamo, vabbè. Uno che gioca in Serie A è difficile che faccia il calciatore come secondo mestiere. E questo, anche questo mi piace, perché si pensa sempre che il calciatore sia un privilegiato. E la cosa più bella per chi ama il calcio, uno degli aforismi più belli secondo me per chi ama il calcio: i portieri a volte hanno degli attacchi di malinconia che un centrocampista nemmeno si sogna. Ed è verissimo secondo me. Io li guardo ogni tanto, perché diventando vecchio, ripeto, guardo più i particolari che le cose generali. E mi piace guardare un giocatore piuttosto di un altro, e i portieri sono là da soli, magari in inverno fanno riscaldamento, si muovono, ma sono da soli in campo. Bene, io direi che potremmo quasi quasi concludere questa nostra chiacchierata, però Sandro, c'è qualcosa che vorresti chiedergli che non gli hai ancora chiesto? Volevo chiederti se questo tuo stile di scrivere, di cui hai già parlato peraltro, che secondo me potrebbe essere scambiato per uno stile tra virgolette popolare, invece è fatto, io credo che sia così, che sia fatto scientemente, proprio per entrare allo stesso livello del calcio, che purtroppo è popolare e ancora poco se ne riesce a capire la poesia. No, è proprio così. Diciamo che sembra un paradosso, ma c'è molto lavoro dietro queste pagine, sia per gli aforismi che devono essere, precisi, proprio anche solo nella punteggiatura, no? Una virgola messa nel posto sbagliato lo rovina, e sia nei racconti in cui comunque questo parlare dolce, no? Questo fluire semplici delle frasi non viene mai quasi subito, ecco. Cioè, c'è bisogno di lavorarci un po' sopra. A me piacciono molto, mi piace molto leggere cose che non sono molto letterarie, ed è forse questa la fonte, no, a cui mi abbevero di più. Quindi i racconti dei bambini, che hanno questa semplicità non filtrata che spesso è molto più efficace di romanzi, racconti di scrittori affermati, o a volte anche alcuni scritti dei cosiddetti incolti, no? che non conoscono la grammatica, non conoscono la sintassi, però riescono a descrivere in un modo così particolare, così realistico e vero, cose che invece una pagina levigata di un grande scrittore magari non è capace di fare. Io volevo chiedere a te invece se non ti ho chiesto qualcosa che avresti voluto dire. No, direi di no. Io una cosa che ci tengo a dire, che penso che sia così, forse per me sicuramente, ma una delle cose più belle di questo libretto è che in un mercato editoriale in cui
è così difficile pubblicare, cioè anche chi ha pubblicato fa fatica, no, a trovare. Trovo che sia una grande boccata di ottimismo il fatto che un editore, tra l'altro Alberto Gaffi, che non abbiamo citato, e un editor scommettano così su un esordiente totale, come sono io, perché io scrivo sul web, ho pubblicato qualche racconto qua e là, ma in realtà questo è il mio primo libro, è il mio primo tentativo, insomma, mi sembra una bella cosa. Pubblicare è possibile, ci vuole fortuna, ci vuole però mi sembra che sia una bella cosa per come è messo il mercato editoriale adesso. Ma quando cantava uno su 1000 ce la fanno, non so se era proprio uno su 1000, uno su 10.000, uno su 100.000, però insomma l'importante è sempre anche provarci. Naturalmente chi qui ancora non ha letto il libro, quindi magari non ha curiosità, qualcosa da chiedere, però non si sa mai che qualcuno voglia, eventualmente dopo non si è detto guarda che i maleducati di conduttori che non fanno parlare il pubblico che interviene e che ha ascoltato con grande attenzione, quindi se volete porre qualche domanda siamo qui a disposizione, altrimenti insomma chiudiamo il nostro incontro, la nostra chiacchierata, la presentazione del libro Il trequartista non sarà mai un giocatore completo, scritto da Gian Vittorio Randaccio, che fa il blogger, no? No, ecco, questa è una cosa che va chiarita perché è rimasta attaccata. Io qualche anno fa avevo un blog, no, mettevo delle fotografie giocando con i libri, i titoli dei libri, anche questo era così un gioco, ma mai mi sarei sognato che anni dopo io venissi definito blogger. Questo blog adesso non esiste più e niente, un po' mi spiace, ecco, nel senso che è anche una brutta parola blogger. Preferisci youtuber? No, ma neanche, perché cioè, non è una parola con la scia, no? No, direi che scrittore completo va benissimo. Va bene. Allora, se non avete domande, sicuri, dopo non diteci che non vi abbiamo fatto parlare. Sandro, un saluto finale. No, io adesso i libri che parlano, non so se questo libro poi in effetti parla di calcio, anche forse un po' difficile dire così, parla di vita quotidiana, quindi queste cose qua ci piacciono sempre. Io spero che chissà fra qualche mese, un anno, due anni, insomma, a tua discrezione, siamo ancora qua a presentare il secondo libro di Randaccio e così via, e magari diventa un appuntamento fisso, speriamo insomma ti porti un po' di fortuna. Non siamo gobbi. No, guarda, il mio sogno è, perché questo libro nella prima versione era più lungo, era forse il doppio di questo qua, e poi con l'editor si è deciso di tagliare. Il mio sogno è, tra, tu dici l'anno prossimo, comunque tra 10 anni, come si fa per i grandi dischi, no? Far uscire la riedizione del disco con il CD di lati B e di pezzi che potrebbero essere tutti i racconti che abbiamo escluso, gli aforismi che abbiamo escluso. Ci penseremo. Va bene, grazie ancora a Gian Vittorio Randaccio, sono Silvano, grazie per essere stato con noi. Buona serata a tutti. Ovviamente adesso faccio il libro e poi lui vi fa anche gli autografi, c'è un sovrapprezzo sull'autografo, però quello va bene, grazie ancora.